Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in un nuovo video di Chef Franco. Oggi faremo polipo alla lucia. Vi faccio vedere gli ingredienti: pomodori, datteri, salsa di pomodoro, olive di gaeta, polipo non quello piccolino, un po' più grande. Guardate qua, com'è bello. Fresco, capperi di pandelleria, vino bianco, aglio, peperoncino, prezzemolo e olio. E ci metto pure due alici, acciughe, come li chiamate voi. Detto questo, ragazzi, olio. Questa l'ho comprata a San Gerardo, andateci, è un santuario bellissimo, è una bella passeggiata. Mettiamo un po' d'olio, mettiamo il fuoco basso, peperoncino, non è tanto piccante, però ci mettiamo stesso. Addio, poi dopo lo tolgo, qualche acciuga. Ragazzi, senza che ve lo dico, io vi ringrazio sempre ogni video che faccio. Siete sempre gentilissimi con me, ci volete bene e noi è la cosa più bella. Cominciamo a tagliare i pomodori. Metto sia salsa che pomodorini. Sono buoni, voglio datterini. Ho già fatto a 4 euro chili, chissà. Mamma mia, che nariz. Cioè, quando sto facendo la pizza, sto tagliando i pomodori. Mio figlio, per attivare la telecamera, sta ad applaudire. La farina, scelto farina per tutto quanto. Sta casa si chiama Applausi. Applausi, chef applausi. Vabbè. Ragazzi, il tempo di cottura già ve lo dico. Bisogna vedere qui sopra come va. Su un'oretta sicuro, un'oretta e mezza. Ma che duro che si sente. Nella pentola di Creta, secondo me viene un polipo alla luciana spettacolare, eh. Vi avviso già. Nel frattempo, un po' di prezzemolo. Ragazzi, più fine lo fa, più bello. Mettiamo qui dentro vino bianco. Sfumo con vino bianco. Questa qua l'assaggio anch'io. Vediamo com'è. Uno. Mamma mia, spettacolo questo video. Facciamo sfumare e poi si incomincia. L'aglio lo tolgo e uno, due. Ragazzi, purtroppo ho voluto togliere la pentola di Creta da qui sopra perché ci voleva troppo tempo, non va. Allora, ci siamo trasferiti sul fuoco, qua va benissimo, vedete? Come ci messa una poco. Lo facciamo qua, la stessa cosa. Vedete? Già è diverso, eh? Ci siamo un po'. Ecco qua. Capperi li ho lavati, ci ho trovato il sale da vicino, i capperi c'è meglio perché sono saporiti. Olive nere di Gaeta, li butto con tutto l'osso perché hanno essere particolari. Andate qua. Si sente già un odorino, lo senti? Allora, mettiamo un po' il coperchio sopra. Giusto, giusto, 5 minuti, poi ci buttiamo i pomodori, dopo vi faccio vedere le bruschette. Assaggiamo di sale. Sale va benissimo. Pomodori. E ci metto anche salsa. Voi volete vedere il vero polipo alla luciana? Era più chef Franco, per favore. Prezzemolo poco, perché poi ce lo buttiamo dopo. Il peperoncino si sente. Prezzemolo c'è. Acciughe c'è, olive nere c'è, aglio. Prendo il coperchio, lo metto sopra. Ci vediamo giusto giusto fra un'oretta. Voglio bene. Vado a scrivere, no? E sciale boom, e chef Frank. Quasi 79.000. Ma raccomando, 100.000. Ci sarà una bella sorpresa. Voi mi volete bene e io vi voglio bene anche a voi. Vieni appresso a me. Vieni un attimo. Pure voi non andate, raga. Venite. Ragazzi, state asciugando poco il zucchero, quasi pronto. Giù, la pentola di Creta. Giriamo un altro po' questo qua. Un altro po' d'olio. Ma secondo me un'altra ventina di minuti e siamo pronti. Bruschette, vieni. Bruschette. E ci salutam con un nodo in gola.
Mi piace questa canzone, a me da stamattina, non ci capito perché. Mi piace questa canzone. Botolio, un po' poco. Prezzemolo, olio e peperoncino all'aglio. Ormai siamo diventati i re delle bruschette. Facciamo lo stesso passaggio. Andate a pigliare sapore, ragazzi, sennò... Vedete il tranci? Qualsiasi cosa ci vuole tempo, passione. Voi dite, ma tu fai perché fai video? Ma a me mi piace proprio cucinare. Dico, guarda, però questa qua già va bene, vedete? La faccio proprio croccante, croccante. Mi coscio. Ragazzi, secondo me una decina di minuti e siamo pronti. Ecco qua. Siamo pronti. L'ultima spruzzatina di prezzemolo e poi spengo. Vai, un po' di luciano, così deve venire. Bello tirato. Vedete? Forchetta pulita. Un po' di olio, mio polipo alla luce, bellissimo, sì. Assaggiamo. Allora, la fettina di pane la mettiamo qua, oggi assaggiate cosa, oggi. E assaggio, oggi. Scotta. Mamma mia, ragazzi, e che spettacolo, ma che sapore. C'è ancora l'odore del polipo in bocca. Il video finisce qua, è uno spettacolo. Fatelo a casa, fatemi sapere come lo fate, se mettete gli ingredienti che ho messo io, capperi, olive, acciughe, fatemi sapere. Se il video vi è piaciuto, il nostro motto, mettete tanto like. Se non vi è piaciuto, mettete lo stesso. Lo voglio bene. Sempre forza Napoli e si mette forte. Non voi scudate. Ciao!